Si ricomincia in questo istante al Tulip. C'è stata una sospensione forzata, il malore che ha colpito Emer, che è dovuto uscire dal campo in barella. Si riparte quando mancano 5:30 alla conclusione, sempre Napoli avanti 5-2 sul Futsal Isola. Lollo Caffè che restituisce palla all'Isola, Basile la raccoglie, la gioca vicino Basile, Marcelinho per Bentasti, circolazione di palla, poco più di 5 minuti per segnare 3 gol per la squadra di Angelini, e Spindola, Bentasti la tocca con il destro, prova a servire il numero 14, palla troppo lunga, arriva Garzia con le mani, lungo per Fornari, rimpallo che sta per diventare buono per Davì, e Spindola chiude e mette in fallo laterale. Pallone che viene battuto a favore di Davì, che va profondo, sfera che esce di nuovo all'indietro. Palla a tagliare tutto il campo per Botta, poi il numero 5 Davì va profondo da De Bail, esce Basile con il destro e la mette in tribuna. Riparte il Lollo Caffè, Bentasti sul passaggio di De Bail, stessa posizione di prima, sempre rimessa laterale, sale la pressione di Marcelinho su Davì, Garzia può avanzare con il sinistro, va a profondo, il colpo di petto di Espindola che non la tiene in campo, però entra Lutta, fuori Bentasti, la batte e Botta, all'indietro per Davì, ancora il numero 5, tocca vicino, attenzione all'Isola che prova a ripartire con Espindola, Espindola palla sul destro, Espindola la parata del portiere e poi spera che si ferma sulla linea, Arribas ancora aveva provato con un'acrobazia, Garzia si è immolato, palla che non entra. Ora portiere di movimento per l'Isola, Bentasti. Bentasti portiere di movimento, va fuori da Scola. Scola a cambiare lato, Marcelinho ha un pochino di metri, non li prende, torna indietro da Lutta, prova a sfruttare l'uomo in più. L'Isola, Lutta per Scola. Ancora il numero 4, posizione centrale. La suolata per Scola, per Bentasti, palla difficile da domesticare. Bentasti non la tiene in gioco, Lollo Caffè che riconquista, Bentasti che si sistema in porta, Lollo Caffè che gioca sulla destra con il tacco, palla che non resta in campo, però il dialogo tra il numero 10 e De Bail che non si chiude, Fornari non riesce ad avere l'occasione di tiro per battere Bentasti, Scola proprio per Bentasti, ancora Scola, Lutta, Marcelinho, Lutta, si muove Giuseppe Bentasti che cambia lato, e Spindola prova a farla uscire, 3:27 al termine, Scola per Lutta, Bentasti, ancora Lutta, Isola che cerca spazio ma non lo sta trovando per ora, Lutta, Marcelinho, palla dentro per Bentasti, Bentasti con il destro e poi il colpo di testa di Espindola, palla che però non trova lo specchio della porta di Garzia.
Davi, tocca corto, ancora il numero 5 dell'Ollo Caffè. Poi Garzia andrà a lungo con il sinistro. Ecco il lancio di Garzia, Basile. Palla che arriva diretta tra le sue braccia. Sulta, si appoggia corto, pressione su Marcelinho, Scola all'indietro, giocando a muro. Poi Marcelinho può accelerare, palla che però non raggiunge Mentasti, l'interdizione di Davi a fermare la transizione dell'Isola. Ancora Marcelinho all'indietro per Lutta, poi Scola, attenzione al numero 28, Lutta per Marcelinho, 2.43 al termine, Scola sulla fascia per Mentasti che la tocca fuori per Lutta, avanza il numero 4, Scola, Mentasti si appoggia per Lutta, poi viene in mezzo al campo Mentasti, ancora Lutta, Scola, si muove Marcelinho, palla di Espindola che non riesce a passare, poi Garzia con il rilancio, palla che va alta di un soffio, Garzia stava per trovare il sesto gol. Espindola per Lutta, due minuti, poco più alla conclusione, Marcelinho sul destro, palla che resta lì, ci mette il piede Garzia. Lutta, Scola, palla difficile, Scola rimane in controllo della sfera, Marcelinho ancora per Lutta, sempre Scola, si muove bene la difesa del Napoli, trova il buco Espindola ma trova anche il palo. Batte Mentasti per Lutta, meno di due minuti al termine, Lutta per Scola che torna dal suo numero 4, muove la palla all'Isola, Marcelinho isolato in uno contro uno, si muove Mentasti, Lutta torna da Marcelinho, difesa che si adegua al movimento di Mentasti, Scola non riesce a farla passare, grandissima mobilità della difesa del Napoli, Lutta, Marcelinho uno contro uno, Marcelinho il destro è fermato da Botta. Il 19 l'ha già rimessa in gioco, Lutta per Espindola, ancora Lutta, sempre il numero 4 in punta, Espindola, Lutta, Marcelinho non cerca la giocata, il colpo di tacco di Espindola, poi tiro in porta che non riesce, Lutta è pressato, deve uscire, ce la fa, poi Scola, pressato anche lui, se la cava bene il numero 28, ancora Scola, con il tocco dentro e Espindola la fa uscire, Mentasti cambia lato, c'è Marcelinho che prova l'uno contro uno, il destro, la risposta di Garzia. Scola per Marcelinho, 48 secondi alla sirena, Mentasti la allarga, palla dentro, forse il tocco con il braccio, così è secondo l'arbitro, calcio di rigore, il tocco con il braccio di Botta. Richiamato Botta, era già ammonito, cartellino giallo per il numero 6, è il secondo e dunque espulsione per il Ollo Caffè Napoli quando mancano 42 secondi alla fine della gara.
rigore ed espulsione contro il Lollo Caffè Napoli, Marcelinho contro Garcia per fare il 3-5. Parte il numero 19 con il sinistro e incastra la rete che riporta l'Isola sotto di 2, 42 secondi sul cronometro da giocare con l'uomo in più, manca poco, ma l'Isola ci vuole provare. André Ferreira, calcio di punizione, fallo su Fornari che è andato giù. Palla che va profonda per André Ferreira con il destro, risponde Basile. Riparte l'Isola con Marcelinho, Marcelinho, l'intervento in scivolata di Bocao. 27 secondi al termine. Lutta per Scola. Attenzione al Lollo Caffè che vuole riconquistare palla. Lutta in protezione. Allarga per Marcelinho. Ancora Marcelinho, se la sposta sul sinistro, trova Scola, palla dentro e Spindola con il sinistro, trova il corpo di un avversario, poi il tiro da lontano e palla che si insacca. Davi chiude definitivamente il discorso, qualora ce ne fosse stato bisogno. 6-3 del Lollo Caffè a 7 secondi dal termine della gara. Mentasti per Scola, puzza l'Isola che mantiene il possesso e accetta la sconfitta, suona la sirena, finisce 6-3 al Palatulive, Lollo Caffè che torna in vetta alla classifica da sola, mentre invece puzza l'Isola che resta a 4 punti, esce sconfitta ma comunque a testa alta per aver giocato una buona gara.